oggi un punto di quello che è successo oggi, lì, oggi mercoledì, martedì, siamo qua al... Vado, Ok. Vado. Allora, oggi è martedì 17 luglio, siamo venuti qui al Don Calabria a Prima Valle per il secondo consiglio municipale. Consigliere 16 oggi. Consigliere 16, rifacciamo. Allora, Vado. ok. Oggi è 16 luglio, siamo al Don Calabria a Prima Valle per il secondo consiglio municipale. Gli impegni che avevamo oggi erano essenzialmente questi: la presentazione della giunta da parte del presidente Barletta e poi l'istituzione delle commissioni permanenti e la loro composizione e ovviamente l'illustrazione delle linee programmatiche del presidente e il discorso dei presidenti dei vari gruppi del Consiglio in replica alla presentazione delle linee programmatiche. In sostanza la giunta è costituita da sei assessori, quattro uomini e due donne, quindi non si rispetta appieno quello che dice il regolamento, per cui la giunta deve essere composta per metà da donne e da uomini, ma questo è stato motivato con il fatto che alle donne sono stati dati gli assessorati, diciamo così, pesanti, importanti, cioè la scuola e le politiche sociali. Due di questi sei assessori sono stati designati tra i consiglieri, per cui abbiamo dovuto fare anche la surroga dei Dei consiglieri, consiglieri, sì. per cui hanno preso posto due consiglieri più votati che Esatto, seguivano, quelli che insomma, seguivano in lista. che seguivano in lista. E in particolare uno di lista civica Sì. che è Della Porta, assessore alla cultura, e poi Cecera del Partito Democratico Esatto. ai lavori pubblici. Giusto. E la presentazione delle linee programmatiche è stata insomma come ce l'aspettavamo perché i contenuti insomma le avevamo lette e la cosa importante è stato il nostro discorso a replica delle linee programmatiche per le quali comunque ci siamo astenuti, quindi non abbiamo votato contro, ovviamente neanche a favore, e questo l'abbiamo spiegato nel discorso che ha fatto Marco come capogruppo. Sì, il discorso era rivolto diciamo, ai contenuti che erano piuttosto generici. Anche se si intravedono delle linee, diciamo, delle intenzioni che anche in alcune parti coincidono con il programma del Movimento 5 Stelle, cose che abbiamo ribadito e aspetti su cui siamo disposti a collaborare con il presidente Barletta e con la sua giunta, purché ovviamente vengano rispettati i canoni di trasparenza e bene dei cittadini che per noi sono fondamentali. Abbiamo spinto molto sul discorso della trasparenza, tant'è che per la prima volta abbiamo rivendicato la presidenza della commissione di controllo in modo fermo, rivolgendoci alle opposizioni che votano la presidenza della commissione di garanzia che spetta di diritto alle opposizioni. Su questo vedremo di trovare una strada per ottenere la votazione e quindi la presidenza, anche se siamo un po' scettici, visto l'atteggiamento che le opposizioni di centrodestra hanno preso anche nei confronti della Giunta, un contrasto molto, molto aperto, anche perché basato su diciamo, delle linee programmatiche molto più distanti di quelle del Movimento 5 Stelle. Direi che insomma, oggi abbiamo fatto delle attività assolutamente di prassi. Come diceva Donatella, ci siamo astenuti sulla votazione delle linee programmatiche. Non c'è stato bisogno di votare gli emendamenti perché che erano presentati tra le altre cose dalla maggioranza, erano solamente due, sono stati recepiti nelle linee che nella loro forma, quindi definitiva, verranno poi presentate e messe a disposizione del Consiglio e dei cittadini. L'unica Diciamo cosa sì. che partiranno praticamente è stata votata anche la composizione delle commissioni e già da venerdì cominceranno a riunirsi le commissioni e si comincerà quindi a lavorare sui temi concreti. Devo magari sottolineare solo una cosa che ho visto anche in alcuni interventi della maggioranza, tipo di Sello, soprattutto di Lista Civica, una vena abbastanza critica, nel senso che è ovvio che le linee programmatiche sono condivise, ma ci sono all'interno della maggioranza delle forze politiche che comunque rivendicano diciamo, il loro ruolo anche di controllo, che le cose vengano effettivamente realizzate in base alle intenzioni. Ai margini del Consiglio, quindi diciamo a telecamere spente,
e ho chiesto al presidente Barletta di insistere molto sul discorso della trasparenza e ho garantito come gruppo di opposizione del Movimento 5 Stelle che qualora anche nella sua maggioranza qualcuno facesse delle difficoltà rispetto a un atteggiamento che porti il massimo della partecipazione e della trasparenza nella gestione della consigliatura, quindi dell'amministrazione del municipio, di rivolgersi per un supporto a noi del Movimento 5 Stelle, perché su questo saremo intransigenti e disposto ad aiutarlo per garantire questo aspetto. Speriamo che raccolga il nostro appello.